Preghiamo. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai fatto dono della tua vita, ma ci hai anche regalato un prezioso libro mediante il quale noi possiamo relazionarci con te, mediante il quale possiamo conoscerti, Signore. E il nostro desiderio è che vogliamo conoscerti pienamente. E so che questo è ancora di più il tuo desiderio, Signore, quindi ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per ciò che hai messo nel cuore di Giovanni, per averlo assistito, e io ti prego perché tu possa ancora assisterlo per esporci la tua parola, per darci nel giusto senso, per dirci ciò che tu vuoi da noi, dalle nostre vite. Signore, sii ancora il Dio che salva questa sera, sii ancora il Dio che fascia, che cura, perché abbiamo bisogno di te, nel tuo nome. Amen. Buonasera a tutti, per me è una grande gioia trovarmi qua questa sera, portare questo tema così particolare, anche abbastanza difficoltoso. La mia preghiera è quella che questo messaggio possa essere una prevenzione per tante coppie, e se invece ci sono coppie che hanno subito questo grosso peccato, possa essere anche motivo di cura. L'adulterio, un peccato stagionale o una piaga sociale? Oggi cosa pensa l'uomo dell'adulterio? Sapete, tempo addietro, quindi stiamo parlando nel secolo scorso, nel Novecento, il dovere di fedeltà coniugale aveva un valore rilevante, talmente era così rilevante che prevedeva, qualora questo venisse infranto, prevedeva conseguenze penali in caso di violazione, cioè dell'adulterio. Quindi l'adulterio era ritenuto un reato. Il 3 dicembre del 1969 la violazione del dovere di fedeltà coniugale non è più un reato. Come si cambia, nella società. In realtà il peccato dell'adulterio, anche se la legge italiana, la Costituzione italiana lo toglie, rimane una piaga per la società. In realtà il peccato dell'adulterio danneggia la società. Pensate, la famiglia è la pietra miliare della società. Una società è civile quando si poggia sulla famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Quando questo tipo di famiglia viene meno, e in alternativa al matrimonio poi c'è la convivenza, quando si tradisce, c'è di tutto, tutte le combinazioni che vogliamo, quando questo viene meno, la società può ritenersi malata. La società vede di buon occhio l'adulterio. Pensate a che punto siamo arrivati. L'infedeltà per la società di oggi è un antidepressivo. I terapeuti parlano di tradimento light, cioè quasi per incoraggiare, si sta parlando di adulterio terapeutico che fa bene alla coppia. Invece la Bibbia, e qui vogliamo tagliare rettamente la parola, la Bibbia condanna l'adulterio duramente, duramente. Basti guardare il settimo comandamento. Non commettere adulterio. E non è qualcosa, uno steccato per punire, ma è per proteggere la famiglia, il marito, la moglie. Lo scrittore agli Ebrei riguardo al matrimonio dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, e poi aggiunge: il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. L'adulterio è addirittura una discriminante
per così, se possiamo dirlo, e lo diciamo subito, per l'ingresso nel regno dei cieli. La Bibbia dice chiaro che né effeminati, né fornicatori, né adulteri, eccetera, eccetera, potranno entrare nel regno dei cieli. Invece la nostra società lo giustifica, la nostra società lo tollera, questo grave peccato. Pensate, non voglio dare statistiche, ma anche l'Italia in questo senso detiene il primato. Nelle cose negative l'Italia è sempre prima, poi nelle cose buone è ultima. Pensate, in Italia il 45% degli italiani, cioè delle coppie sposate, hanno commesso infedeltà. La Spagna è il 35% e poi c'è l'Inghilterra dietro. Quindi pensate, in Italia solo 3 coppie su 10 sarebbero fedeli. È una statistica orrenda. Un certo Bernardini, che è un avvocato de pace, commenta questa triste realtà dicendo: se l'adulterio fosse ancora un reato, tutta l'Italia sarebbe in carcere. Nessuno più si sente in colpa e tradisce, se tradisce, gesto ancora più grave e lesivo della dignità da quando esiste il divorzio. E voglio dirvi, ancora per introdurre, qualcosa che vi farà rizzare i capelli per chi ce li ha. In una relazione adulterina non c'è vero amore. Avete sentito bene? Non ci può essere vero amore nel peccato. Non ci può essere. È un innamoramento malato. È un innamoramento che supplisce a una carenza, supplisce al bisogno di sesso, supplisce alla ricerca di protezione, tutto ciò che si vuole, ma lì amore non c'è. E purtroppo devo dire con grande stupore che questa filosofia, questo modo di vivere, questo stile di vita immorale inizia a insinuare, è già iniziato a insinuarsi anche nelle coppie di credenti. Si racconta un aneddoto di un uomo che ingoiò una mosca mentre era seduto sulla sua sedia a sdraio. Immaginate questa mosca dentro la sua pancia, non riusciva a farlo stare tranquillo, il suo ronzio era insopportabile, la sua presenza era fastidiosa, era insostenibile questa mosca che gli girava dentro la pancia. Le tentò tutta quest'uomo pur di farla uscire, ma non ci riuscì. E così, per liberarsi della mosca, dovette ingoiare un uccello. Entrato l'uccello, mangiò subito la mosca. Però immaginate l'uccello dentro la pancia, cosa poteva fare? Se la mosca già dava fastidio, pensate l'uccello, indigestione, insonnia, non si dormiva, era troppo, troppo agitato. Così, per liberarsi dell'uccello, dovette ingoiare un gatto. Il gatto ha fatto il suo dovere, si è mangiato l'uccello, però il gatto è più grande dell'uccello, quindi pensate il problema serio che aveva quest'uomo. Per cacciare via il gatto ha dovuto ingoiare un cane. Il cane ha abbaiato, il gatto è scappato, ma il cane è rimasto. E poi infine, per cacciare il cane, ha dovuto ingoiare un cavallo, poi morì. È proprio quello che accade a noi quando pecchiamo, è la stessa cosa. Facciamo un piccolo peccato, poi per coprire quel piccolo peccato ne facciamo uno più grande, poi un altro più grande, poi ancora un altro più grande, fino a poi arrivare che arriva la morte. Quando ci facciamo accarezzare, quando ci facciamo abbracciare dal peccato, accade proprio questo. Vogliamo coprire un piccolo peccato facendone un altro ancora più grande. Questo è quello che accadde a Davide. Davide, pur essendo un grande re, pur essendo un grande uomo di Dio, la Bibbia lo definisce secondo il cuore di Dio, Davide fu un uomo ed un peccatore. Vi invito a leggere insieme a me
la sua storia, perché da questa sera, da questa storia, vogliamo trarne degli insegnamenti per noi. Vi invito ad alzarvi in piedi e leggiamo in Seconda Samuele, capitolo 11, tutto il capitolo. Cerchiamo di entrare nell'ottica di cosa accade quando un uomo decide di tradire la moglie o magari viceversa. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente, con tutto Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Ittita. Davide mandò a prenderla, lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: mandami Uria l'Ittita. Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandati dietro delle vivande del re, ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide. Gli dissero: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende. Joab, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere, per coricarmi con mia moglie? Com'è vero che il Signore vive e che vivi anche tu? Io non farò questo. Davide disse a Uria: trattieniti qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò, e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo di Uria. Nella lettera aveva scritto così: mandate Uria al fronte dove più infuria la battaglia, poi ritiratevi da lui perché egli resti colpito e muoia. Joab dunque, assediando la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo, della gente di Davide caddero e perì anche Uria l'Ittita. Allora Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, può darsi che il re vada in collera e ti dica: perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dalle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figlio di Jerubbeset? Non fu una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura in modo che morì a Tabes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu allora gli dirai: anche il tuo servo Uria, l'Ittita, è morto. Il messaggero partì e giunto riferì a Davide tutto quello che Joab gli aveva incaricato di dire. Non fu una donna, scusate, c'è stato un errore tecnico. 23. Il messaggero disse a Davide: i nemici avevano avuto del vantaggio su di noi, avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città.
Allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dalle mura e parecchi della gente del re perirono. E Uria l'ittita, tuo servo, perì anche lui. Allora Davide disse al messaggero, direi così a Joab, non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno, ora l'altro. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila. E tu fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Accomodatevi fin qui per adesso la parola. Oggi, da questo brano che abbiamo letto, e poi leggeremo parte del capitolo 12, vedremo due fasi della vita di Davide riguardanti l'adulterio. Due fasi. La prima fase della vita di Davide riguardante l'adulterio, le cause del peccato di adulterio. Cioè, cosa provocarono questo peccato nella vita di Davide? Le cause del peccato di adulterio. Ci sono, almeno da quello che abbiamo letto, ci sono almeno tre cause per il peccato di adulterio. Il primo è nel versetto 1, l'ozio. È tempo di guerra, dice il testo biblico, verso primavera, estate. Ecco, estate, questo è il periodo stagionale da tenere sotto controllo. Lo stiamo vivendo adesso. Ahimè, la stagione più favorevole per i tradimenti è l'estate. La miccia spesso si accende in ufficio, sul posto di lavoro, al mare, ovunque si può accendere la miccia per il tradimento. Uomini e donne, tutti in questo periodo si va al mare, questi uomini, queste donne, tutti tatuati. Ci avete fatto caso? Quasi non esiste una donna senza un tatuaggio o un uomo senza un tatuaggio. Quasi proprio per dire, per attirare l'attenzione sul proprio corpo. Non so che pensiero avete sui tatuaggi. Io farei molta, molta attenzione su dove si fanno i tatuaggi. E di solito i tatuaggi si fanno in zone del corpo a rischio. Perciò, fratelli, facciamo attenzione. Ma comunque, torniamo al nostro testo. Israele uscì per la guerra, come abbiamo letto, e questa guerra era contro gli Ammoniti, c'è da combattere, c'è da fare tanto lavoro. Davide invece che fa? Se ne sta in casa inattivo, l'ozio. In questo periodo in Italia ci sono tante persone inattive, forse gli immigrati, forse tanti italiani, sono inattivi, passivi, e forse vivono nell'ozio. E questa sua trascuratezza ai suoi doveri di re diede luogo a un peccato, diede luogo a una unica macchia nera del suo grande carattere, diede luogo questa sua trascuratezza alla più triste caduta del suo grande, della sua grande carriera. E l'ozio l'origine del suo peccato. Un proverbio dice: l'ozio è il padre dei vizi. Infatti Davide, per Davide l'ozio fu il padre del suo vizio. Agì incurante di uno dei doni più importanti della vita, che è il tempo. Come trascorriamo il nostro tempo? E Davide agì incurante di questo. Davide lo trascorreva inutilmente. Stava sul terrazzo, sul letto, inutilmente. Noi come occupiamo il tempo? Forse davanti a un dispositivo elettronico connesso 24 ore su 24. E da qui nascono spesso gli incontri extraconiugali. Perché i tradimenti adesso iniziano virtualmente. Quando le donne vi chiedono un'amicizia o gli uomini vi chiedono un'amicizia, non guardano se siete sposati o non siete sposati.
guardano come possono entrare nel vostro cuore, nei vostri pensieri. Pensate, ci sono 800.000 italiani che passano almeno 4 ore al giorno davanti a un computer in chat. Tutto inizia con l'adulterio virtuale per poi passare a quello reale. Invece, se parliamo di tempo, come occupiamo il tempo? Mosè si connetteva in preghiera e diceva al Signore: insegnaci a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Il suo dispositivo non era elettronico, era spirituale. Mosè si connetteva con Dio momento dopo momento e chiedeva saggezza di come impiegare il tempo. Sapete, se trascorressimo più tempo a pregare, peccheremmo di meno, molto meno. L'ozio divenne il terreno per nutrire i suoi pensieri peccaminosi. Solo dopo aver ceduto ai suoi pensieri lussureggianti, i suoi pensieri presero forma, i suoi pensieri peccaminosi divennero azione. Infatti le azioni sono il prodotto dei pensieri. I suoi pensieri furono la causa della caduta. In pratica una persona diviene ciò che pensa. Avete mai visto quelle interviste, no? Donne uccise dal proprio marito, dal proprio fidanzato, e poi i vicini: ma era così bravo. Sì, era bravo, molto bravo, ma nel suo cuore, nei suoi pensieri, meditava quello che già ha fatto. La seconda causa per il peccato di adulterio, prima è l'ozio, seconda causa è l'occhio, l'occhiolino, insomma, vedete voi, o l'occhio fino. Cioè, Davide qui dice al versetto 2: vide una donna, cioè la sua gente era in guerra, e lui che fa? Si mette a guardare le donne, è proprio un ingrato. Spiritualmente parlando, in questo momento Davide ha toccato il fondo. E poi vide un'altra cosa, vide che si bagnava. Ora, da un terrazzo si possono vedere tante cose non nocive: il panorama, il mare, gente che va al mercato a fare la spesa, si possono vedere tantissime cose. Davide invece ha visto quello che non avrebbe dovuto vedere. Davide doveva avere anche un buon udito, perché dal terrazzo sentì dei rumori d'acqua che lo hanno attratto. Qualcuno si fa il bagno. Chi è? E Davide vide che era una donna, e vide che la donna era bellissima. E di donne bellissime ce ne sono nel mondo. Una di queste è mia moglie, ovviamente. Ma poi ce ne sono tante altre. Aveva anche una buona vista, oltre ad avere un buon udito, Davide. E Davide qui in questo momento è sulla via del peccato. Guardate il versetto 3. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. È già lì. Vede che si bagna, si fa il bagno, vede che è bellissima, è già sulla strada del peccato. Davide sta permettendo alla tentazione di trasformarsi in peccato. Non riuscì a frenare i suoi pensieri. Davide permise ai suoi pensieri che lo istigassero, che lo attirassero verso un peccato attuale, la concupiscenza degli occhi. Dirà così lo scrittore, l'apostolo Giacomo: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E quindi siamo arrivati adesso alla terza causa per il peccato di adulterio. Abbiamo visto l'ozio, l'occhio fino o l'occhiolino, ma c'è anche l'opportunismo. Versetto 4 ci fa vedere che un'altra causa, l'ultima causa che lo ha portato a commettere l'adulterio, è l'opportunismo. Davide si informò chi fosse questa bella donna, versetto 3. Davide era già partito, già non ci stava più nella pelle con i suoi pensieri. I suoi pensieri erano solo per quella donna. Ricevette le informazioni, forse andò sul profilo Facebook. Ah, Bathsheba con la H, Bathsheba, visto le foto,
i suoi legami, chi erano. Qualcuno gli va a riferire e dice: guarda, Uria è sposata con Uria. Beh, allora se è sposata, ok, niente, non si fa niente. Questo doveva essere il suo ragionamento. E devo dire che qualsiasi uomo sulla terra, al sol sentire che una donna è sposata, dovrebbe lasciar perdere. Non si fa nulla, è sposata, è impegnata, oppure un uomo sposato, viceversa. Davide invece, e tanti altri come lui, è un opportunista. Sfrutta abilmente le circostanze. E ha saputo sfruttare bene. E Davide che fa? Va a letto con Bathsheba. Si unisce. E quando si unisce è un peccato ormai prodotto. Davide è un vero egoista. Sa che è sposata. Sa che è sposata con Uria, che conosce molto bene. Lo conosce molto bene. Ma questo non l'ha frenato affatto. Davide non si è frenato, anzi invia gente per poterla prendere. Tre cose portano Davide all'adulterio: l'ozio, l'occhio, l'opportunismo. Lo portarono all'adulterio. Vedete versetto 4? Davide mandò a prenderla, lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità, e poi lei tornò a casa. Davide voleva nascondere il peccato di adulterio. Per nasconderne uno, ne commise un altro. L'adulterio lo condusse all'omicidio. Terribile. Entrambi i peccati sono terribili. Il peccato comporta un guaio, il guaio un altro peccato, l'ipocrisia, la bugia, l'ambiguità. Quando ci sono questi peccati di mezzo, questo è il cocktail: l'ipocrisia, la bugia, l'ambiguità. E se non fruttano tutte queste cose, bisogna aumentare la dose. E Davide ha saputo aumentare, rincarare la dose molto bene con la viltà. E l'assassino progettato ed eseguito a sangue freddo. Il peccato coinvolge altre persone, come sempre. Per l'adulterio ebbe dei complici, mandò a prenderla. Per l'omicidio ne ebbe uno di complice, Joab era il generale dell'esercito, il comandante, il capitano. Joab non ha esitato a essere complice di Davide, anzi prese l'iniziativa di migliorare il piano di Davide quando racconta al messaggero cosa avrebbe dovuto dire. E come sempre vi sono poi degli imprevisti non calcolati. La morte di altre brave persone, di altri bravi soldati insieme a Uria, morirono diversi altri soldati per far morire Uria. Questi sono imprevisti non calcolati. E io penso a quanti Uria contemporanei pagano quest'alto prezzo. Uria, contemporanei, uomini traditi dalle proprie mogli, o le mogli traditi dai propri mariti, oppure i figli abbandonati o privati di uno dei genitori. Che disastro l'adulterio. Quante tensioni, quanti conflitti, quanta amarezza. Quanta angoscia c'è dietro un adulterio, quanta paura del futuro, quanta violenza psicologica che c'è in un adulterio, quante lacrime, quanti insulti, i figli destabilizzati interiormente. Sono tirati dal padre, dalla madre, e c'è questa tensione dentro, e poi c'è questa tristezza devastante, causata da un peccato come l'adulterio. E infine ci può essere anche questo desiderio di morire. Questi sono i frutti amari del tradimento, dell'adulterio. Per Davide, tornando al nostro personaggio, per Davide l'unico vantaggio apparentemente è stato che il piano di Joab non ha destato alcun sospetto.
non se ne è accorto nessuno. L'adulterio e l'omicidio lo portarono al matrimonio. Che bella storia. Guardate il versetto 27, dice: dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua, lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Se gli italiani conoscessero bene questa storia, lo farebbero eroe, come hanno fatto eroe i nostri politici o quelli che sono traditori, adulteri, li hanno fatti come degli eroi, li guardano con tanta... Davide avrà detto: beh, per riparare tutto il mal torto me la sposo. Quasi un po' il sangue siciliano, no? Il matrimonio, dirà Davide, probabilmente mi aiuterà a dimenticare il tutto, tutta questa storia. Il matrimonio è un giorno di festa, Davide in quel giorno sarà stato felice. Il versetto 27 sembra dire: sposandosi vissero felici e contenti. Se lo scrittore avesse scritto solo questo, e umanamente parlando era andata tutto sommato bene questa storia, nessuno se ne è accorto, e la storia poteva benissimo andare avanti in questo modo, ma la conclusione non è così. Il versetto 27 continua, dice: lei divenne sua moglie, gli partorì un figlio, e poi dice: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Ah, quindi il Signore non ragiona umanamente parlando. Davide non è un eroe, no, è un grande peccatore, e i grandi peccatori dispiacquono, fanno dispiacere al Signore. Questo è un triste quadro, un quadro tristissimo. Grazie a Dio la storia continua, non finisce con questo triste quadro. E questo ci porta alla seconda fase della vita di Davide riguardante l'adulterio. Abbiamo visto le cause del peccato di adulterio, la seconda fase è la riabilitazione dal peccato di adulterio. Grazie a Dio la storia continua, e qui c'è speranza per tutti. E ci sono tre elementi per riabilitare Davide dal peccato di adulterio, che vale anche per tutti noi oggi. Innanzitutto è un elemento che, questo non piacerà a molti, ma c'è, ed è la punizione. La punizione, non sono i parenti di Uria che puniscono Davide, quella si chiama vendetta. E il Signore dice: a me la vendetta, non dovete farla voi la vendetta, la mia è quella giusta, voi non dovete fare nulla. E qui c'è questo primo elemento per la riabilitazione dal peccato di adulterio, che è la punizione. Ma Dio vuol far comprendere la gravità del suo peccato a Davide. E il Signore, pensate, il Signore aspetta il suo pentimento, il pentimento di Davide, per circa un anno. Un anno. Ma la coscienza di Davide non parla, si era atrofizzata, perché il peccato, diciamo, anestetizza l'anima, lo spirito del credente, proprio lo rende come gli altri, peggio probabilmente. E così Davide aveva bisogno d'aiuto, aveva bisogno della parola di Dio. Avete mai sentito parlare nella storia del cristianesimo quando ci sono i risvegli? I risvegli, sapete da che parte? Da un peccatore che comprende la gravità del peccato, va a Dio, si umilia davanti a Lui, legge la parola lo investe, lo Spirito Santo compie tutto quello che può compiere in qualsiasi credente consacrato. Questo risveglio, e Davide aveva bisogno di aiuto della parola di Dio, e l'unica cosa che può risvegliare l'uomo o la donna è la parola di Dio. E Dio gli mandò Nathan, il profeta. Vediamolo insieme cosa gli dice, e leggiamo i primi 12 versetti del capitolo 12. Vediamo un po' cosa accade dopo circa un anno che Davide aveva commesso adulterio. Il Signore mandò Nathan da Davide, e Nathan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, né
se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà. Ascoltate bene, pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, ti ho dato la casa di Israele, di Giuda, e se questo era troppo poco vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria l'ittita, hai preso per te una sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu hai fatto in segreto, lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. Natan, la coscienza di Davide era ormai addormentata. Natan, mandato dal Signore, va da Davide. Gli racconta la storia del ricco e del povero con la sua unica agnellina. La storia prende la sua svolta, la svolta vera, decisiva, alla parola: tu sei quell'uomo. E Dio gli annuncia 3 conseguenze tragiche del suo peccato. Prima conseguenza: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, versetto 10. Le sciagure altrettanto saranno all'interno della sua stessa famiglia, e poi il suo segreto sarebbe diventato di dominio pubblico. Tu l'hai fatto di nascosto, tutti devono sapere quello che hai fatto. Dio gli fa capire che la via del peccato, anche se il peccato può piacere, può portare soddisfazione, ma la via del peccato è dolorosissima. È pesante la via del peccato. Il suo peccato ebbe delle ripercussioni sulla propria vita, su Davide, ma ebbe delle ripercussioni anche sulla sua testimonianza come credente. Guardate il versetto 14. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare. Lui era il cantore dell'Eterno. Adesso è diventato il mezzo di far bestemmiare le persone. Ha avuto delle ripercussioni anche sulla propria famiglia, dolorosissima. E secondo la sua stessa parola, Davide doveva pagare 4 volte il suo omicidio. E tante volte ha pagato 4 volte. Infatti il figlio avuto con Bathsheba morì. E poi così morirono anche Ammon, che era l'altro figlio, Absalom, che era l'altro figlio, Adonia, che era l'altro figlio. 4 figli. Ha pagato 4 volte con la morte. Ed è proprio così, l'adulterio è come uno tsunami. Voi conoscete cosa può fare uno tsunami, un terremoto, un uragano, chiamiamolo come volete, distrugge ogni cosa l'adulterio, questo peccato distrugge ogni cosa, disperde i ricordi, tutte quelle foto, tutti quei video, filmini insieme alla moglie, al marito, non esistono più.
disperde, annienta le speranze. Niente è più come prima. Niente. Niente. Tutto è raso al suolo, proprio come fa uno tsunami. Non esiste più nulla. Diceva un amico che è stato tradito dalla moglie, è proprio come morire. Come morire. Questo è il primo elemento per la riabilitazione dal peccato di adulterio. C'è anche un secondo elemento importante: la punizione, il pentimento. C'è il pentimento. Davide riconosce il suo peccato. Questa è una cosa molto bella. Il messaggio del profeta Nathan è stato efficacissimo. Voi sapete, noi predichiamo tante volte la parola sembra che cada a terra a vuoto, ma in realtà la parola di Dio non cade mai a vuoto. Ma in questo caso subito il messaggio che portò Nathan fu un messaggio efficace, e Nathan gli dice con energia: tu sei quell'uomo, tu. E Davide lo ammette. E dice, guardate il versetto 13: allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Davide lo ammette, cioè Davide riconosce il suo peccato. Davide non discute, non si giustifica dicendo: le altre mogli mi hanno sempre trascurato, ecco il motivo per cui ho tradito, Le altre mogli non mi hanno mai mostrato l'affetto di cui avevo bisogno. Ecco perché mi sono messo con Bathsheba. Le altre mogli non hanno saputo dimostrarmi che cos'è la passione. I miei bisogni non hanno mai soddisfatti. Non hanno capito le mie necessità. E normalmente chi ha tradito cerca questo tipo di giustificazioni. Davide invece non cerca delle scuse. Lo confessa. E scrive un salmo, che è il salmo 51, leggo solo alcuni versetti di questo salmo straordinario. Dice: ho peccato contro te e contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Versetto 4, versetto 10 dice: oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Versetto 7 dice: purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Sarebbe bello leggere tutto questo salmo, ma non abbiamo tempo, potete leggerlo a casa. Ma Davide esprime nel salmo 51 il suo dolore molto profondo. È un salmo pieno di singhiozzi, lui sta piangendo, è un salmo pieno di pianto, di contrizione, di un cuore rotto. Lo si capisce mentre si legge questo salmo. Davide non aveva mai perduto la salvezza, ma aveva perso l'allegrezza della salvezza. E Davide cosa fa? Davide ritorna al Signore. Guardate il versetto 20 di questo stesso capitolo 12. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti, poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Davide ritorna al Signore, perché quando si vive nel peccato non c'è il Signore. Non illudiamoci, non c'è la legge della compensazione: io tanto peccato, tanto posso fare per te, Signore. Molti addirittura arrivano al punto di donare forti somme di denaro. Signore, vede, io sì, sono un peccatore, sto tradendo mia moglie, sto facendo questo, però guarda quanti soldi do. L'idea della compensazione per Dio non esiste. Esiste solo un'idea: ritorna al Signore. Davide ritorna al Signore. La fede era per lui, era in lui, che era in lui, brilla di nuovo, e brilla adesso in un momento difficile della sua vita, un momento tenebroso. E vedete qui il versetto 20 dice: Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, si cambiò le vesti, poi andò, cioè entrò nella casa del Signore e vi si prostrò. Per costruire e ricostruire la speranza ci deve essere da parte del peccatore un reale e profondo ravvedimento. Un reale e profondo ravvedimento, se si vuole ricostruire la speranza.
Senza il pentimento non ci può essere misericordia di Dio. Senza il pentimento rimarrebbe solo il giudizio, perché il suo amore non annulla la sua giustizia. Invece col ravvedimento si ottiene il recupero del peccatore. Davide si pentì e si umiliò veramente ed ottenne il perdono. Terzo elemento, la punizione, il pentimento, il perdono. Guardate cosa dice qui il versetto 13. Davide si è pentito e il versetto 13 dice: alla fine il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Il peccato di adulterio può e deve essere perdonato. Può e deve essere perdonato. Un credente può essere pienamente ristabilito mediante l'umiliazione, mediante il pentimento, mediante la confessione del peccato. Solo la grazia può portare un peccatore allo stato di prima, solo la grazia, altrimenti è impossibile ritornare come prima. Davide scrisse molti salmi dopo, sapete? In questi salmi insegna la via di Dio ai trasgressori. Potete leggere i salmi di Davide e vedrete cosa è cambiato nel suo rapporto col Signore. Addirittura Davide, ecco, parlando di grazia, vide perfino suo figlio Salomone sul trono. Ci pensate? Salomone che nasce dal matrimonio con Bathsheba. Il primo figlio, diciamo dal peccato, è morto. Ma non perché ha sbagliato il figlio, hanno sbagliato i genitori. Il secondo, ahimè, diventa il sostituto, il re Salomone. Questa è la grazia. Come abbiamo visto, e vado verso la conclusione, la Bibbia non nasconde i peccati, non li nasconde, anzi li rivela, chiunque sia stato a commetterlo, sia contadini, se vi ricordate anche Caino, la Bibbia parla di Caino, sia il re come Davide, oppure sacerdoti come Aronne, o forse anche delle coppie come Anania e Saffira, la Bibbia rivela il peccato. La Bibbia non solo non nasconde i peccati, ma li denuncia. Quindi quando qualcuno prende la Bibbia impropriamente e dice: ma guarda cosa hanno fatto questi nella Bibbia, sì, ma leggi il contesto. Il Signore le ha fatti scrivere queste cose per insegnarci a ricorrere a Dio qualora viviamo nel peccato, non a imitare i peccatori. Le ha denunciati, questi peccati li denuncia per insegnarci a implorare grazia, confessando il proprio peccato, ma li denuncia anche per ammonirci. Per esempio, leggendo la storia, le disgrazie che gli accaddero a Davide, questo dovrebbe essere per noi un deterrente, un ammonimento continuo. Dobbiamo fare attenzione a non cadere in questo peccato. E la vita di Davide deve essere oggetto di meditazione da non dimenticare mai. La Bibbia inoltre ci istruisce a combattere il peccato. E ne fa la diagnosi, come abbiamo visto. Quell'uomo sei tu. E la Bibbia dice: tutti hanno peccato. Ora, intendiamo, non è che tutti siamo adulteri, ma tutti siamo peccatori. Dice Geremia: il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno. Aggiunge Gesù: dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazione. Tutto questo esce dal cuore degli uomini. Quell'uomo sei tu. Quell'uomo sono io, siete voi. Forse ci riesce difficile a crederci che Davide ha commesso questi peccati, perché comunque è un modello da seguire, non in questa storia ovviamente, ma in tante altre cose che Davide ha fatto. E tu dirai: io non sono Davide e a me non succederà, vero? Perché noi siamo più bravi di Davide. Paolo dice ai Corinti: chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Dobbiamo ammettere che siamo uomini, donne, che possiamo cadere. Il cuore di ogni uomo, di ogni donna è malato. Questo lo dobbiamo riconoscere. Quanti uomini, quante donne di Dio, a causa del sesso, successo, soldi, sono caduti, sono stati squalificati. E io ne conosco di persone che a causa del tradimento hanno dovuto lasciare il ministero, la predicazione, che è una cosa eterna, a causa di un piacere che dura poco
e si sono bruciati la vita. Ne conosco. Ed è anche una lista abbastanza lunga per i miei anni che il Signore mi ha dato da vivere. La causa di ogni peccato è una vita cristiana assente o mediocre. Fatevi un piccolo esame. Che tipo di cristianesimo state vivendo? Mediocre, sufficiente o di alte qualità? Questa è la diagnosi. Siamo peccatori. E se non facciamo attenzione, come Davide, possiamo cadere nell'adulterio, nella fornicazione, di qualsiasi altro peccato ci può squalificare. La Bibbia ci dà la diagnosi, ma ci dà anche la terapia. E per finire, voglio dare alcuni suggerimenti terapeutici, spirituali, per non cadere nel peccato sessuale. Aprite bene le orecchie. Primo, evita le cattive compagnie. Se frequentate persone con il chiodo fisso, sempre eccitate, sicuramente ne potete subire l'influenza. Questa si chiama pressione di gruppo, o possiamo dire, come la Bibbia dice, che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. C'è poco da fare. Evitateli gli adulteri, evitateli, nel nome del Signore evitateli. Se sapete che questi sono adulteri, non ci state con loro, non ci state. Due, fai attenzione al tuo abbigliamento. A me il bambino ha timore. Dovremmo piangere pure noi. Seconda cosa, se permette Samuel, lo voglio dire, fai attenzione al tuo abbigliamento. Fai attenzione al tuo abbigliamento. Vale per le donne, ma anche vale per gli uomini. Abbiamo davanti a Dio la responsabilità di vestirci decorosamente. Ce l'abbiamo questa, non dimentichiamolo d'estate. D'inverno ci dobbiamo coprire, ma d'estate ci dobbiamo scoprire, sì? E dove sta scritto? Abbiamo una responsabilità davanti a Dio di vestirci in un modo decoroso. Io ricordo una ragazza appena convertita, disse: io ora mi vesto, da quando mi sono convertita, mi vesto come se mi dovesse accompagnare Gesù. E quindi prima di vestirci, pensiamo, mi accompagna il Signore. Specialmente nel periodo estivo, come dicevo, dobbiamo curare più questo aspetto. Curiamolo. Terzo, veglia su ciò che occupa i tuoi momenti di ozio. Veglia. Vegliamo. Davide non fece nulla finché non vide la moglie di Uria, che poi gli fu motivo di peccato. E ricorda una cosa. Una mente vuota, una vita oziosa diventa ufficio di Satana. Non fare nulla. E Satana si trasferisce nella tua mente per farti fare le cose più obbrobriose che esistono al mondo. 4. Decidi di non farti trascinare dalla cultura immorale che stiamo vivendo oggi, ai nostri giorni. E io credo una cosa, fratelli e amici, io credo fermamente che ogni credente che ha dato il proprio cuore, perché qui si tratta di dare il cuore a Gesù, possiede una forza interiore che io lo definisco un valore aggiunto, che è lo Spirito Santo, da renderlo capace di dire no alla top model di oggi, che ti passa davanti e ti provoca e ti vuole dire vieni con me. Ma se tu hai questa forza interiore che è lo Spirito Santo, se hai una relazione intima con Dio al 100%, avrai la capacità di dire no. Capite? No. Io credo che anche il giovane più affascinante che ti passa vicino e tu sei una ragazza, tutto pieno muscoloso con la tartaruga, e ti provoca e ti invita, tu potrai dire no. Perché? Perché hai una forza interiore, hai lo Spirito Santo che ti dice no, hai la capacità di saper possedere il corpo in santità e onore davanti a Dio.
Io credo che un credente che cammina con Cristo ha questa capacità, sempre. E vi ricordate domenica scorsa? Ci è stato parlato di Giuseppe. Giuseppe di fronte alla signora Potifar, che era una signora bellissima, truccatissima, era tutta. E ogni giorno gli diceva: unisciti con me e vieni a letto con me. Giuseppe cosa ha fatto? È scappato. Vi invito ad ascoltare il messaggio di domenica scorsa, che è stato un ospite insieme a noi, che era Mauro Marani. Quinto consiglio, penultimo, poi ho finito. Passa giornalmente del tempo nella meditazione della parola di Dio. Il salmista diceva una cosa molto importante: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Non leggi? Sei a rischio. Perché quando io non leggo, non sono a contatto con la parola di Dio, il peccato mi si avvicina. Quando invece io leggo la parola di Dio, prego, medito, il peccato mi si allontana. La parola di Dio è l'arma che il diavolo non potrà vincere. Non lo potrà vincere quest'arma. Perciò facciamone un buon uso ogni giorno. E infine, l'ultimo suggerimento che voglio darvi, che il Signore Gesù occupi il tuo cuore, la tua vita. Questo è più importante di tutto il resto pure. Che il Signore occupi il tuo cuore, la tua vita. Lo conoscete tutti come vostro Salvatore? Lo conoscete? Voglio dirvi una cosa: potrai essere adultero, fornicatore, qualsiasi tipo di peccato tu hai commesso, d'altronde tutti siamo peccatori. Voglio dirvi questo, che Dio vi ama. Dio ti ama. E se si ha una fede intensa in Dio, sarete preservati dall'immoralità sessuale. Se abbiamo una fede intensa, il Signore ci preserva dal peccato sessuale. Per mettere in pratica tutto ciò è necessario venire a Cristo per la fede. Gesù ha detto: vi conviene nascere di nuovo, che siete perduti, siete adulteri, fornicatori, vi conviene nascere di nuovo, ricominciare da capo. In pratica dice: vi dovete convertire, altrimenti il regno dei cieli resta chiuso per voi. Cosa significa la parola convertire? Tante volte lo sentiamo, no? Significa cambiare. Questo significa cambiare. Devo cambiare la mia vita, devo cambiare la mia attitudine, devo cambiare le mie abitudini peccaminose, devo cambiare, mi devo convertire, devo lasciare a Gesù Cristo il primo posto. Questo significa convertirsi a Cristo, mettere Cristo al primo posto. Questo significa. E quando non è al primo posto, noi siamo i più grandi dei peccatori di questo mondo. Voi avete bisogno di Lui oggi. E ora vi chiedo di alzarvi in piedi se c'è qualcuno che vuole accettare Cristo nella propria vita. Non c'è cosa più bella che donare il cuore al Signore Gesù. Forse siamo tutti credenti, convertiti. Amen. Ma vi chiedo un'altra cosa, e qui mi aspetto una risposta all'unisono. Ora vi chiedo: chi desidera stringere un patto col Signore Gesù riguardo alla fedeltà coniugale e alla castità? Giobbe fece un patto con i suoi occhi e ha detto: stretto un patto con i miei occhi, io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Un uomo di Dio deve arrivare al punto di fare questo tipo di patto con Dio. Davide disse al Signore: tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. E poi dice: io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono.
Ebbene, io adesso vi chiedo se non c'è nessuno che vuole accettare Cristo nella sua vita, a meno che siamo tutti già credenti, ma vi chiedo adesso, a voi sposati, a voi single, di stringere un patto con il Signore Gesù riguardo alla fedeltà coniugale e la fedeltà nella castità, per avere una relazione intima col Signore pura, senza peccato, almeno per quanto riguarda l'aspetto sessuale. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Amen. Vogliamo pregare. Signore, questa sera tu ci hai condotti a esaminare una storia che avremmo mai voluto, non avremmo mai voluto esaminare, specialmente perché era la vita di un uomo che abbiamo sempre visto come un esempio da seguire, la vita del re Davide, dove ha commesso un peccato che mai avrebbe dovuto commettere, e per coprirne questo dell'adulterio ha dovuto farne un altro che è l'omicidio. Però nello stesso tempo, Signore, tu hai permesso che questa parola arrivasse ai nostri cuori, ai nostri pensieri, perché poi alla fine siamo tutti peccatori e tutti meritiamo la tua condanna e il tuo giudizio. Signore, se vi sono delle persone che qui ancora non hanno aperto il cuore, parla così come hai parlato attraverso Nathan, profeta Nathan, a Davide, che ognuno possa comprendere di essere un peccatore perduto senza di te. E ti voglio pregare per quanti adesso stanno prendendo l'impegno di stringere questo patto con te, Signore Gesù, riguardo alla fedeltà coniugale, riguardo alla castità durante, prima del matrimonio. Signore, tu conosci le nostre debolezze, però tu ci hai dato anche la terapia, e sappiamo che la tua parola, la preghiera, sono cose che ci aiutano a vivere una vita santa e retta. Perciò, Signore, ti chiedo di benedire tutti i miei fratelli e le mie sorelle, sposati e non sposati, perché tutti quanti possiamo essere attirati dal male, dal peccato, che ognuno di noi possa vivere una vita di consacrazione per onorare te e per essere un modello di vita da seguire, e che nessuno potrà bestemmiare il tuo nome a causa del nostro cattivo comportamento o del nostro peccato. Signore, preserva le giovani coppie che sono appena sposati, preserva quelle che ancora non hanno un fidanzato, e preserva ognuno di noi da questo peccato terribile che porta delle conseguenze devastanti nella vita personale, ma in modo particolare alle persone attorno a noi, in questo caso anche nella Chiesa. Signore, e dai una mano a quelli che hanno vissuto e stanno vivendo questo dramma dell'adulterio che hanno subito. Voglia tu, Signore, colmare e risanare i pensieri, il cuore, che anche loro possono rivolgersi a te, perché tu hai la cura per il nostro cuore. Grazie, Signore, per quello che tu farai per ognuno di noi. Grazie perché hai mandato Gesù a morire sulla croce anche per questo nostro o i nostri peccati, o per il peccato dell'adulterio. Ti ringraziamo perché lui si è caricato su di sé di tutti i nostri peccati, possiamo essere adesso qui alla tua presenza senza essere consumati. Ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che tu farai nella nostra vita. Amen.